I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione alla misura cautelare del sequestro preventivo delle quote del convegno aziendale di una società di Custonaci attiva nel settore della lavorazione del marmo, di proprietà di tre soggetti indagati a vario titoli per reati di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale e di autoriciclaggio. Il provvedimento scaturisce nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel citato settore merceologico fallita nel 2022. Gli accertamenti compiuti hanno permesso di disvelare un disegno criminoso perpetrato attraverso la distrazione di beni strumentali di proprietà della fallita a favore di una nuova società avente medesime compagini societarie e governance, nonché sedi legali ed operative coincidenti con quella portata al fallimento. Con questo schema è stato accumulato un passivo fallimentare quantificato in circa 1.250.000 euro. Considerato che i beni distratti dal patrimonio della fallita sono stati reimmessi nel circuito economico, risulta altresì integrato in capo agli stessi indagati il reato di autoriciclaggio, il cui provento è stato quantificato in oltre 1,5 milioni di euro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sottoposto a sequestro 2.244 CD e DVD pirata, poiché sprovvisti del marchio SIAE, denunciando un cittadino catanese già gravato di specifici precedenti penali alla Procura della Repubblica di Catania. Si è proceduto a quantificare l'eventuale profitto che avrebbe generato la merce sequestrata, rilevando come i supporti audiovisivi avrebbero garantito al mercato illecito un ricavo stimato in oltre 4.000 euro a danno dei titolari del diritto patrimoniale e di copyright sulle opere d'ingegno. Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha recentemente avviato un'importante ed impegnativa campagna di sensibilizzazione della cittadinanza rispetto al fenomeno delle truffe spesso rivolte ai danni degli anziani, poiché ritenuti dei malviventi con pregiudizio maggiormente vulnerabili. In questo quadro i Carabinieri della provincia Etnea hanno intrapreso un percorso di comunicazione rivolto ai cittadini più anziani, ma anche ai loro familiari che per la loro azione di sostegno, spesso fondamentale in situazioni di difficoltà o pericolo come questa. Un percorso fatto di incontri tenuti dai comandanti, delle compagnie e delle stazioni, dei centri anziani e delle chiese, prima o dopo le funzioni religiose. Durante gli incontri si stanno continuamente ripetendo per raggiungere un numero quanto più ampio possibile di destinatari, i militari dell'arma opportunamente formati descrivono le modalità attraverso cui operano i truffatori, facendo perno sulle emotività delle vittime a cui prospettano telefonicamente situazioni di difficoltà di un loro figlio o parente, chiedendo del denaro per cercare di risolvere il grave problema. I carabinieri durante gli incontri hanno fornito semplici consigli per non cadere nella trappola, ricordando che nessuno, e men che meno le stesse forze dell'ordine, può chiedere denaro per ovviare all'arresto di un familiare o alle funeste imprevedibili conseguenze di un incidente che un parente possa aver provocato. I poveri possono aiutare gli altri poveri. Si è creato così un ponte tra i ragazzi dell'orchestra Falcone Borsellino di Catania e i bambini poveri del Madagascar. Infatti l'orchestra Falcone Borsellino ha offerto dei concerti per una raccolta fondi che ha prodotto come risultato la costruzione di due aule per una scuola del Madagascar. E hanno dato così prova e testimonianza del fatto che il bene può lievitare e che i poveri possono dare molto ad altri, ancora più poveri. Concluse le attività del progetto Back to School, l'iniziativa di prevenzione che l'ASP di Catania ha rivolto anche quest'anno agli istituti scolastici della provincia per promuovere la vaccinazione anti-HPV dagli studenti. Le attività coordinate dal Dipartimento di Prevenzione sono state realizzate al servizio di epidemiologia con l'obiettivo di aumentare le coperture vaccinali e rafforzare la campagna nazionale di vaccinazione contro l'HPV, favorendo, secondo le indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, il coinvolgimento attivo del territorio. Il progetto ha visto l'adesione di 4 istituti scolastici della città di Catania, 227 gli studenti vaccinati nati fra il 2009 e il 2013. Sono state 8 le sedute vaccinali effettuate dall'equipe del servizio di epidemiologia nel corso degli Open Day programmati con le direzioni degli istituti scolastici, raggiungendo così un cospicuo incremento dei vaccinati nella popolazione scolastica coinvolta.
Gli open day vaccinali sono stati preceduti da incontri con gli alunni nelle classi e da momenti informativi rivolti ai genitori sia in presenza sia tramite piattaforme web. Nei giorni successivi alla seduta vaccinale, gli operatori del servizio di epidemiologia hanno inoltre provveduto a contattare i genitori dei ragazzi per offrire loro la prenotazione di altri vaccini previsti nella fascia d'età dei figli, in particolare i vaccini contro la meningite. L'inizio della bella stagione coincide con un significativo calo delle donazioni di sangue, indispensabili per il mantenimento della terapia trasfusionale dei pazienti oncologici, talassemici e chirurgici che quindi rischiano di non poter proseguire cure. In particolare in questo periodo si ha maggior bisogno di sangue di gruppo 0 Rh positivo e A positivo. In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, celebrata il 14 giugno, il servizio trasfusionale del Policlinico Rodorigo rinnova il proprio appello a donare il sangue e invita tutti i cittadini e donatori abituali a recarsi al centro di raccolta del servizio trasfusionale al primo piano dell'edificio 7 nel presidio di via Santa Sofia, aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 7.30 alle 12. Per informazioni e chiarimenti è possibile chiamare il numero telefonico 095-7326-265. Si ricorda che i nuovi donatori e coloro che non hanno donato negli ultimi 2 anni saranno sottoposti al controllo di screening previsto dalla normativa regionale vigente. La prima donazione è pertanto rinviata all'esito favorevole degli esami sierologici per sifilide, HIV, epatite B e C e dell'esame emocromocitometrico. Prima della donazione è possibile fare una colazione leggera con caffè, tè, marmellata, pane o fette biscottate. Non assumere latte o derivati, crema, yogurt, burro e formaggi. 4 straordinari dipinti di Domingo Saglimbene sono diventati patrimonio cittadino grazie a una donazione che risponde al testamento spirituale di un grande artista nei confronti della sua terra d'origine. Così il sindaco Enrico Trantino ha accolto nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti l'arrivo a Catania dagli Stati Uniti dei pregevoli quadri dell'affermato pittore italo-americano che prima di morire nel 2016 espresse il desiderio che alcuni suoi iconici lavori tornassero nella città natale. Le 4 opere pittoriche realizzate in olio su masonite nel 1980 sono In the Company of Sunflowers, Great Expectation, The Day in Hot Summer, Out with Cicero. Sono state consegnate al primo cittadino e alla collettività catanese da Diana Saglimbene Tice, figlia dell'artista e dal mecenate e mercante d'arte Ron Hall, accompagnata dal gallerista Massimo Ligreggi, presente anche il direttore della cultura Paolo Di Caro e la responsabile del sistema museale del comune Valentina Noto. Saglimbene, nato nel 1920 a Catania, emigrò negli anni 30 con la famiglia a Detroit e negli Stati Uniti sviluppò e affermò il suo talento ispirandosi a maestri come Picasso, Modigliani, Dalì, Van Gogh. Le influenze di questi autori sono presenti nelle pennellate dei dipinti che saranno esposti nel Palazzo della Cultura, dove potranno essere ammirati da tantissimi visitatori e turisti. Il sindaco Trantino ha approfondito alcuni aspetti dell'arte di Saglimbene e del contesto americano con Ron Hall, oratore ed eclettico uomo di cultura. Diventa pienamente operativo il rapporto di collaborazione tra la Regione Siciliana e la Fondazione Presti per la valorizzazione delle arti contemporanee. Questa mattina a Palazzo d'Orleans il governatore Renato Schifani e il presidente dell'ente Antonio Presti hanno firmato il protocollo d'intesa che aveva già avuto nei mesi scorsi il via libera della giunta regionale. Tra i punti dell'intesa c'è anche l'erogazione del contributo di circa 340.000 euro per la prima edizione della Triennale della Contemporaneità, previsto dal collegato alla finanziaria regionale approvato dall'ARS nel gennaio scorso. Il progetto prevede il coinvolgimento di università, licei e accademie per selezionare opere e artisti emergenti che possono alimentare il patrimonio culturale dei luoghi della Fondazione, ovvero Fiumara d'Arte, il Museo a Cielo Aperto di Librino a Catania, l'Atelier sul Mare e l'itinerario naturalistico e ambientale realizzato sull'Etna. I valori della Fondazione sono in perfetta sintonia con quelli della Regione, dichiara il presidente Renato Schifani. Il patrimonio artistico espresso in decenni di attività rappresenta un bene che la Sicilia ha il dovere di preservare nel presente e nel futuro. Grazie ad Antonio Presti per tutto quello che fa per l'arte e per la Sicilia. Tutelare questo patrimonio donato al territorio siciliano, dichiara Antonio Presti, presidente della Fondazione, sono felice.